Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, siamo ritornati come ogni pomeriggio a tenervi compagnia con le nostre chiacchiere, i nostri inciuci, insomma il nostro gossip. Al mio fianco, come sempre, non potrei farne a meno, Elvira Vigliano. Ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata. Ben ritrovata a te, cara Elvira, noi siamo prontissime perché dopo una settimana di Sanremo abbiamo parecchi argomenti arretrati ancora Fin troppi da analizzare. direi, anche perché ne sono successe di ogni come al solito, quindi abbiamo parecchio di cui parlare, tra problemi di salute, insomma, e poi a problemi amorosi, ce ne passa un po'. Eh sì, cerchiamo sempre ovviamente di variare con i nostri argomenti e toccare veramente tutti gli aspetti del gossip, da quelli più seri a quelli un po' più leggeri, anche perché considerando il periodo ci fa bene anche una chiacchiera più leggera. Oddio, dipende dalla chiacchiera, perché insomma quelle che affronteremo oggi sono un po' particolari, però in generale insomma fa bene anche un po' di leggerezza. È vero, sì, dei personaggi e ovviamente ne parleremo dopo che non ci convincono particolarmente, ma ovviamente li affronteremo pian piano. Iniziamo dal primo argomento che è un po' più serio, diciamo così. Abbiamo toccato spesso la tematica della volontà di tanti personaggi di voler esporre al pubblico le proprie problematiche di salute. Sono scelte coraggiose sicuramente, ma anche dei messaggi importanti proprio per far forza a tutte le persone che condividono gli stessi problemi. È proprio ciò che ha fatto Gwenda Goria qualche giorno fa, anche in occasione della Festa della Donna, ha ribadito questo messaggio. Infatti lei soffre di endometriosi, una malattia, diciamo, che non è molto conosciuta, ma che crea tantissimi problemi alle donne, soprattutto durante il ciclo mestruale, e che può avere anche una soglia di rischio molto alta, può portare all'infertilità, Sì, quindi è una cosa molto molto seria. molto seria, soprattutto per una ragazza giovane, insomma, è come se fosse la parola fine a quello che può essere poi la primavera dell'essere una mamma e così via. Però questi elementi ci permettono anche di rompere i tabù, parlare quindi del ciclo mestruale, parlare dei problemi femminili che molto spesso, insomma, non vengono affrontati proprio perché si ha un po' di timore, un po' di vergogna. Devo dire che però in quest'ultimo periodo, anche grazie ad alcune pubblicità, insomma, la figura femminile è stata elevata sotto diversi punti di vista e sono stati resi poi noti anche problemi fisici che noi purtroppo viviamo ogni giorno. Quindi quando il messaggio arriva da un personaggio importante è sicuramente positivo per chi ascolta. Un personaggio che poi è stato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, comunque sotto le luci della ribalta con il Grande Fratello, questa partecipazione insieme alla madre, una famiglia da sempre ovviamente importante sotto i riflettori, ma proprio ha deciso di utilizzare nel miglior modo possibile i social. Infatti lo diciamo spesso, che fin troppo spesso i social media vengono utilizzati per scopi molto molto leggeri o per pubblicità o veramente per raggiungere dei canoni di bellezza e di notorietà che hanno poco a che fare poi con la vita reale, ed invece un messaggio importante, soprattutto dedicato alle più giovani, un messaggio di forza, di speranza e la voglia di superare insieme questa battaglia. Sì, devo dire che magari il modo in cui è stato reso pubblico forse è un po' particolare, perché insomma la ragazza è stata anche protagonista del reality, come hai detto tu, e in quel momento ci sono stati degli altarini che sono venuti fuori in relazione appunto alle sue relazioni, scusate il gioco di parole, che però insomma non hanno fatto pensare che la ragazza soffrisse di qualcosa in particolare. Quindi anche questo insomma fa dubitare il popolo dei social media, perché insomma perché questo momento e perché proprio il giorno della festa della donna? Sicuramente ha ricevuto l'appoggio della madre, che insomma ha un legame un po' particolare di amore e odio, però è un legame che insomma unisce l'intera famiglia Goria, quindi si criticano a vicenda, si dicono che sono bipolari, È però poi alla fine si vogliono tutti bene. vero, infatti off topic, lo sfogo di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello veramente fu
fu un momento di altissima televisione. Un rapporto di odio-amore anche con il padre Amedeo, tant'è vero che possiamo vedere anche dalla grafica, è stata paparazzata proprio qualche giorno fa con il padre e c'è stata una furiosa lite proprio in strada, quindi davanti a tutti si vede che questionano, gesticolano e in realtà erano andati a pranzo insieme, poi qualcosa evidentemente sarà andato storto. Ecco, questi sono insomma problemi comuni tra padre e figlia, tra madre e figlia e viceversa, insomma. Da questo punto di vista loro, essendo personaggi pubblici, devono stare attenti alle strade che percorrono perché tutto ciò che fanno insomma viene reso pubblico. Quello che ha sempre turbato è stato questo rapporto particolare che Gwenda ha con i genitori, un qualcosa che invece la distingue molto dal fratello, che sembra essere invece più accomodante. Sicuramente anche questi problemi si ripercuotono poi sulla persona e portano poi ad un'evoluzione personale particolare. Infatti lei aveva delle relazioni con uomini un po' più grandi, insomma cercava una figura paterna che probabilmente, come anche per suo dire, insomma, gli era mancata. Questi problemi aggiunti a quelli fisici possono poi portare ad un'esplosione che può essere sia positiva che negativa. Forse strumentalizzare i social è un pericolo, perché questo elemento potrebbe poi provocare anche la presenza di haters che, insomma, potrebbero anche giudicare in malo modo questo sfogo. Eh sì, sono sempre dietro l'angolo anche quello del web e quello dei social ancora di più, perché è più semplice poi nascondersi dietro uno schermo, dietro un cellulare o con un profilo fake, ovviamente, piuttosto che palesarsi. Può darsi che questo rapporto difficile con i genitori sia dovuto proprio a una gestione magari particolare del loro essere famosi, poiché entrambi molto noti, soprattutto in passato, quando magari Gwenda era piccola. Sì, e queste sono le mancanze di cui abbiamo discusso qualche giorno fa, insomma, quando non c'è una figura o materna o paterna, i traumi possono essere diversi. Quando si parla di trauma non si pensa solo ad un qualcosa di negativo, però anche a piccoli problemi psicologici. E questi poi ce li portiamo anche in età adulta. Questo potrebbe giustificare, ad esempio, la ricerca di Gwenda di una figura molto più grande rispetto a lei, quasi come se volesse una protezione. Sicuramente crescere in una famiglia famosa ha dei pro e dei contro. Quello che però mi turba è che entrambi i ragazzi, insomma, non abbiano preso una strada propria, ma cavalchino, insomma, l'onda dei propri genitori, che insomma sono anche sullo schermo per problemi personali, vengono raccontate violenze, stupri, insomma, di tutto e di più, come se non ci fosse limite al peggio. E questo credo che non sia poi molto positivo. È verissimo, anche perché il gossip di qualche settimana fa, precisamente di fine gennaio, poi associava un flirt particolare proprio per quanto riguarda relazioni un po' tossiche a Gwenda Goria. Infatti si parlava dell'ex GFino, giusto per rimanere in tema, Filippo Nardi, conosciuto ai più per i suoi attacchi di ira, per un carattere non semplice. E questo problema, insomma, è stato poi ampiamente discusso nella casa e ha fatto poi uscire fuori la vera natura dei personaggi. Quindi quando si parla di strategie, ecco che inserire un personaggio particolare potrebbe avere i suoi frutti. Certo è che la presenza costante della madre nella vita di Gwenda potrebbe anche avere delle ripercussioni negative. Abbiamo visto anche il rapporto tra le due molto particolare, molto protettivo da entrambe le parti, e ci troviamo di fronte ad una madre che in realtà sembra essere ancora molto piccola, molto bambina, e questo si ripercuote anche su Gwenda, che sembra invece assumere il ruolo di controllo all'interno della famiglia. Questo potrebbe anche causare un ritorno di fiamma tra i genitori oppure una fine definitiva. Chissà, siamo qui e vedremo cosa accadrà. Noi cambiamo argomento perché la data X ormai è vicina, il 15 marzo inizierà la nuova edizione, la 12esima dell'Isola dei Famosi. Quindi ne abbiamo chiacchierato un po' nelle puntate precedenti. Partiamo dai punti fermi. Sì. Ilary Blasi è lì, nessuno la tocca, quindi è stata confermatissima. Poi causa Covid ci sono stati un po' di cambiamenti. Partiamo subito con gli ospiti fissi in studio, ovviamente anche gli inviati. L'inviato a me piace tantissimo,
perché Massimiliano Rosolino, l'ex campione di nuoto che è anche stato protagonista di tanti reality, e lui è spigliato e simpatico, quindi è una scelta secondo me molto indovinata. Sì, poi è un napoletano verace, quindi sì, non si nasconde dietro le sue origini, anzi le eleva, e questa cosa potrebbe dare anche una svolta positiva, perché insomma è una persona che non le manda a dire, che le dice. Il ruolo di inviato è sicuramente il ruolo migliore all'interno di questo format. Sì, forse anche effettivamente il format dove l'inviato ha meno da fare, possiamo dire, sì. Tranne la striscia quotidiana e la diretta, però c'è meno da fare, insomma. E infatti, se vedi, insomma, sono quelli che stanno meglio, perché quindi abbronzati, serviti, riveriti, hotel 5 stelle, quindi alla grande. Una vita che tutti invidiamo, e poi vengono anche pagati per questo. Ah, quindi, certo, insomma, penso anche un bel po'. Quindi potrebbe essere positivo per Rosolino, per cercare anche dopo lo stop dovuto anche alla sua carriera, cercare anche di crearsi un nuovo futuro in questo settore, perché ce lo vedo bene. Eh sì, poi sui social è molto seguito, è molto simpatico insieme alla sua famiglia, alle sue bellissime figlie, alla compagna, quindi assolutamente scelta veramente che ci piace molto. Anche in studio ci saranno un bel po' di novità, perché c'è un duo assolutamente atipico, però che credo possa andare molto d'accordo, perché seguono la linea del non avere peli sulla lingua, e parliamo di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, che a dirle insieme nella stessa frase fa un po' strano. Non si può, anche perché insomma la Zanicchi stessa ha detto magari nel giorno dell'annuncio della vittoria twercheremo insieme, quindi è un'immagine che io attendo. Non vedo l'ora. Io la attendo con ansia, però insomma l'avevamo già detto, si tratta di una coppia atipica che però funziona, perché Elettra Lamborghini è verace, Iva Zanicchi è verace, Rosolino è verace, quindi insomma ci troviamo. Ilari, non ne parliamo proprio, quindi. Sarà un'edizione secondo me in cui non verranno fuori parecchi scheletri negli armadi. È molto probabile, anche perché il cast è vario, ci sono state alcune defezioni sempre causa Covid, però ci sono un bel po' di personaggi molto chiacchierati, a partire dall'ex calciatore della Lazio, Paul Gascogne, che ha sempre avuto una vita molto sopra le righe, oltre che personale ma anche in campo, quindi anche in questo caso ovviamente ci aspettiamo tantissimo, anche perché ricordiamolo che ovviamente i naufraghi, mangiando poco, molto spesso andando in deficit di calorie e di zuccheri, stando sotto al sole in condizioni di sopravvivenza, ovviamente si lasciano andare e sono realmente senza filtri, quindi ci sono dei momenti in cui è un tutti contro tutti. E questa cosa è la migliore dell'Isola dei Famosi, anche perché insomma quando si parla di personaggi come quelli che andremo insomma ad affrontare a breve, sono tutti personaggi l'uno diverso dall'altro. Quello che mi colpisce è che prima di andare sull'isola la maggior parte di loro insomma segue un percorso fisico particolare, sì, di preparazione. E è anche una scelta, parlando di donne, di uomini insomma, in cui si mostra il vero sé. Quindi questa cosa potrebbe anche far cambiare idea a chi segue diciamo il reality, perché abbiamo un'immagine specifica di un calciatore in questo caso, e magari lo rivedremo in una veste diversa, magari più simpatico o ancora una persona seria. Tra le papabili, insomma, quelle che scenderanno a breve, ci sarà anche l'ex di Salvini, quindi... Esattamente, Elisa Isoardi, che è tra le più attese, anche perché è stata protagonista ultimamente anche di un altro talent, sì, anche lì molto chiacchierata di un possibile flirt, quindi... non ci resta altro che aspettare che effettivamente possa nascere qualche altro flirt proprio sull'isola. Ma sicuramente, insomma questa cosa è scontata, perché al di là, insomma, uno pensa che su un'isola deserta si plachino tutti gli istinti, invece no, al di là della fame insomma escono fuori le vere nature degli esseri umani, e quindi anche il lato sentimentale vuole la sua parte.
È vero, anche se c'è un fil rouge tra tutti, almeno la maggior parte dei concorrenti, sono tutti molto litigiosi. Sì. Perché, ad esempio, c'è anche l'ex GFina, l'hostess Daniela Martani, che mi ricordo all'epoca, tra le prime edizioni del GF, veramente litigava con chiunque. Ed era comunque H24 sotto i riflettori e davanti alle telecamere. Poi c'è Angela Melillo, l'ex showgirl, anche lei, ricordo, con un caratterino niente male. La bella Francesca Scalodo, Brando Giorgi l'attore, Gil Rocca il ballerino, Valentina Persia la comica, quindi veramente un bel po' di protagonisti molto diversi tra loro effettivamente, come sì, dicevi. Sì, anche tu. Perché ci sono mamme, poi ci sono single, poi ci sono modelle, poi ci sono ragazze che insomma sono abituate anche a girare il mondo e quello che sto attendendo con ansia è vedere come sono tutte quante senza trucco. Perché fino ad ora le abbiamo viste tutte perfette, tutte carine, tutte in forma e adesso vengono fuori gli altarini. Soprattutto nel caso insomma di Valentina Persia, che è diventata da poco mamma, e questo distacco potrebbe essere anche duro da affrontare perché la gravidanza insomma è avvenuta con grande ritardo e questa lontananza potrebbe anche provocare un po' di nervosismo in più. Scelta infatti molto difficile, noi al momento ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e siamo pronte a parlare dei prossimi gossip, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città, benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale, focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ben ritrovati, stavamo parlando dell'Isola dei Famosi, di Gwenda Goria, veramente di tantissimi argomenti, ora ci lasciamo andare al gossip più puro, il gossip sì. Vero e proprio, perché parliamo di intrallazzi, di coppie, di influencer, ah, da quanto tempo non lo dicevo, mi erano mancati. Mi stavo venendo l'ansia in questi giorni perché ne dovevamo parlare assolutamente, anche perché sono sempre più frequenti questi gossip tramite influencer, vippini, vipponi, non si capisce bene quali saranno le altre dinamiche. Eh sì, infatti i protagonisti di un weekend sulla neve, che poi non so come abbiano fatto visto che è tutto chiuso non per i comuni mortali, però vabbè, lasciamo stare, avranno seconde, terze, quarte case, sì, sì, sì. Probabilmente, così come è vietato fare anche weekend tutti insieme, però vabbè, lasciamo stare questo. E parliamo di questo bel weekend, una bella uscita a quattro, come sì, si dice sì. In gergo, come diciamo noi giovani, tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ormai coppia fissa da più di 3 anni, quindi c'è questo grande amore, Andrea Damante e la nuova fiamma, la bella Elisa Visari. C'è qualcosa che non quadra. Eh no. Eh no. Prescindere, è un po' strano questo intreccio. A parte un intreccio particolare. Poi, insomma, Moser e la Rodriguez quest'estate si erano lasciati. Poi sono tornati insieme. Poi sono stati in crisi. Poi vogliono un figlio. Poi partono con Damante. Insomma, c'è qualcosa che non va proprio nelle dinamiche di amicizia, di sentimento. Certo è che, insomma, è Moser a essere legato a Damante da una forte amicizia, però guarda caso Damante, insomma, è un tipo abbastanza chiacchierato per insomma, delle discutibili relazioni che ha avuto in passato. Certo è che insomma, la Rodriguez pare essere molto amica di anche lei, insomma, di Damante e della ragazza di Damante, e sembrano essere una coppia felicissima, delle coppie felicissime che sono sulla neve mentre noi siamo chiusi in casa in zona rossa. Quindi questa cosa fa abbastanza pensare. Esatto, fa molto pensare questa nuova fiamma di Andrea Damante, Elisa Visari, abbiamo approfondito, si tratta
tratta di un'attrice, quindi anche lei ovviamente con velleità nel mondo dello spettacolo, non ne avevamo dubbi, con un bellissimo profilo Instagram che sembra, diciamo, molto giovane, ovviamente abbastanza a quel sapore, nonostante le solite foto molto posate, ovviamente anche insieme allo stesso Damante, che ne hanno approfittato per un vero e proprio shooting sulla neve, ovviamente, perché se non si postano almeno 45 storie del weekend, in realtà non è mai esistito. Esatto, perché non si, vuol dire che non si è felici, quindi bisogna pubblicare le storie per far sapere a tutti che si è felici. Certo è che, insomma, mi turba un pochino questo weekend che hanno trascorso, perché, insomma, anche questa nuova fiamma di Damante non è un qualcosa di certo, di sicuro. Stanno insieme da pochissimo, a differenza invece della Rodriguez e di Moser. Quindi questo fa anche capire che sì, la ragazza è ben voluta, però in realtà si è semplicemente accodata ad un weekend che era già stato organizzato. Certo, molto è probabile, che, infatti, anche questo. Molto probabile, perché, insomma, creare poi queste amicizie dal nulla in un periodo di lockdown fa abbastanza pensare. Ovviamente i due sembrano, parlo di Damante e della Visari, sembrano essere molto felici, fanno TikTok, pubblicano foto, quindi su questo siamo sicuri che sono felici. Non sappiamo però come si comporterà Damante. Perché ha un po' malandrino, Damante. Le donne sono il suo punto debole. Parecchie donne. Parecchie, molte, sì. Molte donne. Cosa ci troveranno mai in questo Damante? Non lo so, anche perché lui pare sia un DJ, a quanto ho capito, perché non avevo così sembra. Non avevo capito la sua linea professionale, adesso l'ho capita. Pare anche sia un DJ, sono abbastanza in crisi in questo periodo, esatto, diciamo. Esatto, quindi dove guadagnano questi? Ma influencer. Ah, influencer, scusa. Dimentico sempre questo dettaglio, che influenzano. Sì, basta un balletto su TikTok e via, ti sei portato a casa la giornata. Beati loro. Perciò è importante trovare una partner che condivida la stessa passione per i social. Certo, vedi? Anche perché Damante, diciamo, è diventato famoso per i programmi di Queen Mary, quindi, insomma, grazie a lei è diventato influencer. Però poi ha sporcato un pochino la sua immagine per queste relazioni particolari che aveva, nonostante fosse fidanzato. Però devo dire che anche dall'altra parte con la De Lellis, insomma, non è che ci siano molti atteggiamenti puri, ecco. Sì, infatti anche a me non convincevano neanche loro, diciamo, se proprio vogliamo dirla tutta, però. Però chissà, si amano, non si amano, si fidanzano, diventano amici, poi si scambiano i partner. Non oso immaginare quello che potrà succedere. Per quanto riguarda invece la Rodriguez e Moser, sembrano essere felici, sembrano voler mettere in cantiere un bambino, però parlano e alla fine non concludono niente. Darsi sia un bambino un po' salvacoppia, che è una cosa orrenda, però molto spesso succede, soprattutto in queste coppie in crisi, fondamentalmente. Io credo di sì, perché proprio quest'estate, insomma, quando tutti quanti avevamo vissuto questo momento di relax in cui il Covid sembrava essere scomparso prima di un'ulteriore ondata, loro non hanno trascorso le vacanze insieme. Anzi, lei, la Rodriguez, è stata con sua sorella e il piccolo Santiago. Quindi, insomma, sono dinamiche un po' particolari che sono poi proprie delle sorelle Rodriguez, perché all'improvviso si innamorano, all'improvviso si disamorano e creano poi una famiglia dal nulla. Questo fa anche un po' discutere su quelli che sono poi i piani successivi di questa famiglia, perché a quanto pare vogliono creare una loro linea di abbigliamento, di costumi, quindi sono tutti un po' confusi in questo ambito professionale. Non si sa, vero sì che sono degli influencer, però si fanno conoscere solo per il gossip prettamente negativo, che non dà di loro un'immagine poi positiva, piacevole. Sì, devo dire che a me in un compleanno di 3 anni fa, se non erro, mi è stato regalato un costume della linea di Belen, ma è inutile a dire che a me stava in tutt'altra maniera, anche perché aveva delle ananas, quindi lascio immaginare proprio effetto cesto di frutta. Il top, ve lo consiglio, cioè, i costumi bellissimi, ma non guardate mai l'illustrazione con Belen, perché è fuorviante, così come lo specchietto retrovisore, sì, esatto. Sai, gli oggetti sono più vicini. Meglio non sapere.
qualcosa. Ma io non so, meglio a scatola chiusa che si va sempre sul sicuro. Abbiamo parlato di questo intreccio di coppie, però a volte l'amore trionfa anche nei reality, possiamo dire, nei programmi creati proprio ad hoc per trovare l'amore anche tra coloro che non sono più giovanissimi. Parliamo del Trono Over di Queen Mary, ovviamente. E nella puntata di ieri c'è stata proprio una scelta, possiamo dire, perché proprio per farti non fare l'amore è stata ricreata un po' una situazione simile alla scelta del Trono classico. Infatti Riccardo e Roberta hanno dichiarato ancora una volta il loro amore e hanno deciso di viverlo poi all'esterno, lontani dalle telecamere. Una coppia che credo funzioni perché insomma è come se fosse stato, come si dice, insomma, gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, quindi questa può essere la frase adatta per questi due ragazzi, perché poi sono molto giovani entrambi, che ha fatto anche molto discutere, perché insomma Riccardo, quando è tornato in trasmissione dopo la rottura con Ida, insomma, era abbastanza turbato da tutto, aveva paura di provare nuovamente dei sentimenti, però era stato già adocchiato da Roberta, la quale non si era mai dimenticata di Riccardo, quindi questo epilogo è stato sicuramente positivo, è stato piacevole. Bel ragazzo Riccardo, devo dire la verità, per fare sì, un po' di commento femminile. E devo dire che l'ho anche rivalutato a livello umano, perché all'inizio, sai, quando si entra in queste dinamiche sentimentali si pensa sempre che quello sbagliato, tra virgolette, sia l'uomo. Sì, sì, sì. Perché abbiamo l'idea che l'uomo sia poco sensibile, sia poco empatico, invece non è così. L'ho rivalutato perché nella relazione proprio con Ida ha fatto valere le proprie idee e ha dimostrato poi che in realtà Ida Platano era molto ossessiva nei suoi confronti. Anche lei è diventata una grande influencer nel frattempo. Sì, sì. I programmi, insomma, di fitness, sì, sì. La vendita, abbigliamento, veramente qualsiasi commento ovviamente ai programmi, certo, dell'emittente. E poi ho visto anche che nel suo salone fa delle dirette, però che lei non è molto in grado, insomma, di fare queste dirette, perché si sente proprio l'imbarazzo che non c'è quando invece parla di Riccardo, e quindi butta, insomma, benzina sul fuoco cercando di alimentare ancora questo gossip. Spero che finalmente si sia messa l'anima in pace, anche perché è ritornata poi in studio proprio mentre c'era Riccardo che stava intrecciando questa relazione con Roberta, però ha ricevuto un secco no. Quindi fa pensare. Eh sì, anche perché ricordo, anche a margine di un altro reality dove hanno partecipato entrambi, che forse Riccardo, innamoratissimo poi ricordo di Ida, sì, già dai tempi di Uomini e Donne ovviamente, ma anche dopo, nonostante tutte le difficoltà del caso, però è stato proprio vittima, secondo me, delle sue fragilità, sì, delle sue insicurezze. Ora finalmente, grazie anche all'aiuto di Roberta, che ha perso completamente la testa, sì, per lui, sono innamoratissimi, è riuscito a coronare questa bella storia d'amore ed avere anche il coraggio di vivere all'esterno, perché molti vogliono cavalcare l'onda e ci vogliono rimanere in programma. Esatto, invece questa scelta è stata, insomma, ben costruita, proprio perché hanno iniziato questo percorso fin dall'inizio di questa edizione del programma di Queen Mary e hanno, insomma, fatto un passo dopo l'altro lentamente. Riccardo era sempre molto timoroso, insomma, invece Roberta si era già lasciata andare. Hanno fatto poi trapelare alcuni dettagli di incontri intimi e quindi c'è stato anche il commento da parte degli opinionisti e soprattutto della stessa Tina, che insomma non era molto d'accordo in questa tipologia di approccio, però effettivamente sono due giovani ed è normale che ci sia passione. Ci sta, proprio per dirti alcune frasi che hanno colpito, ha detto Riccardo: lei ha accettato i miei difetti, quindi questa è proprio una cosa molto rara. Lei invece ha risposto: ti amo e ti ho sempre voluto. Oddio, sulla seconda frase io sono convinta, perché ci può stare, si vedeva dagli occhi. Sulla prima, dei difetti, un po' meno.
Che poi vabbè, l'amore ovviamente, anche non dico accettare i propri difetti perché è un po' posta male, diciamo, la frase ovviamente, abbiamo colto e capito il senso, però ovviamente vedere il lato positivo anche nelle sfumature di carattere poi che ognuno ha fondamentalmente, perché la perfezione non esiste. Sì, anche perché gossip del momento non si finisce mai di conoscere una persona, quindi insomma accettare i difetti fino a un certo punto, perché si conosce sempre una sola parte di una persona. Certo. Una sola faccia, quindi fare questa affermazione, dire accettato i miei difetti, aggiungerei per ora, perché esatto. Poi aspetta almeno un annetto, secondo me l'annetto è proprio quello clou, dopo un anno inizi a capire realmente i comportamenti di una persona, dopo 20 ce ne sono ancora altri. Chiudi e dici basta, non ce la faccio più, finiamola qui, perché poi effettivamente a lungo andare, se non ci sono delle basi solide in questo rapporto, ma inizia già zoppicando, poi queste piccole mancanze si fanno sentire e diventano delle mura in un rapporto, quindi bisogna sempre parlare, vero è, però bisogna anche crescere insieme in un rapporto, perché poi volente o nolente si cambia. Ormai attendiamo un'unica persona ancora alla ricerca dell'amore, che è Gemma. Gemma no, Gemma non ci riesce. Gemma non ha niente. Niente, non c'è nulla da fare, proprio perché ha degli obiettivi troppo grandi, vuole sposarsi, anche se credo che adesso Pertina abbia 80 anni, quindi suppongo. Sì, ogni mese aumenta di una decade, diciamo. Però insomma da una parte fa anche tenerezza, perché si lancia tra le braccia di chiunque senza nemmeno utilizzare un pochino la zucca, come si dice in gergo, e questo non fa altro che crearle poi disapprovazione, malcontento, angoscia, tristezza, lacrime e così via. Tante lacrime, ma mi raccomando Gemma, non mollare, siamo tutte con te. Noi intanto siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento a domani pomeriggio con Gossip Mania. Domani.